Ciao! Beh, intanto buon anno, anche perché non ci siamo ancora visti dall'inizio del 2022. Come state? Io bene, dai, abbiamo ripreso, abbiamo fatto qualche giorno di vacanza, anche prolungato per finire quelle che sono stati, diciamo così, le vacanze natalizie, e adesso siamo tornati al lavoro. E pensate che ieri, insomma, stavo un pochettino disfando quelli che erano gli ultimi addobbi delle feste natalizie, quindi l'albero di Natale, togliendo le varie palline, mi sono messa in sottofondo quella che era la trasmissione del Kilimangiaro. Non so se ve la ricordate, se l'avete mai vista, prima fatta da Licia Colò, ora invece c'è un'altra conduttrice, la Camilla Radzovic. Ebbene, ma più che altro non è per le conduttrici in sé, ma è per i viaggi che vengono raccontati. Mi ha sempre affascinato il Kilimangiaro come trasmissione, tant'è che, insomma, molte volte ho preso anche spunto di cosa andare a visitare. E a proposito di visite e di viaggi, mi è venuto in mente che, insomma, dovevo un po' tornare a vedere anche quello che è il progetto, no? Su YouTube, visto che siete tantissimi, dove molte volte e molto spesso ho raccontato di viaggi. E così mi sono detta, quali e quanti viaggi riusciremo ancora a fare? Insomma, questa pandemia di questo anno e mezzo, quasi due, ha bloccato veramente tante cose. Qualcosina sono riuscita a farlo lo stesso, ma viaggiare in sicurezza e viaggiare come anni fa, sì, mi piacerebbe proprio tornare a farlo. E così, insomma, sono andata anche un po' a vedere quelli che sono stati i viaggi che ho raccontato in questi anni di progetto. Pensate che tra l'altro ormai sono più di 3 anni, sono quasi quattro che, insomma, porto avanti questo progetto e devo dire, devo ringraziare voi perché senza le vostre iscrizioni o comunque il fatto di seguirmi, insomma, non avrei potuto postare così tante cose e raccontare così tante cose. Siete arrivati a ben 78.000 iscritti e non è poco, quindi vi ringrazio. E allora sono tornata indietro all'inizio per vedere anche che cosa un po' veniva raccontato. E così mi sono imbattuta in alcuni video che più che altro raccontano un pochettino di cose, un po' di viaggi. Certo che certe cose le ho raccontate in modo veramente anche un po' superficiale, anche da far sorridere, ma il bello è anche questo: ogni tanto prendere le cose, non dico non troppo sul serio, ma insomma, magari raccontarle anche in un modo un pochettino più simpatico, più spiritoso. E allora che cosa ho trovato? Ho trovato il viaggio in Belgio. Oh, che bello! Era il 2018 quando ero in spiaggia a Ostenda e quindi ho raccontato un po' quello che è stato il Belgio, queste bellissime spiagge, soprattutto quante mangiate di cozze, quelle me le ricordo tantissimo, cozze e patatine. Ho sempre detto che il viaggio è una meta dove mi piacerebbe andare a vivere, soprattutto Ghent e Ostende. Vabbè, poi non vi faccio vedere niente di più perché certo è che in spiaggia Ostende non ho giocato a racchette come ho giocato qui. Mi ricordo, vi ricordate qui? Oh, mamma, quanto ero abbronzata pure! Va bene, sono anche un po' invidiosa di quell'abbronzatura, quindi ho giocato anche a racchette sulla spiaggia e qui però ero in Liguria, quindi ero vicino a noi, vicino a casa nostra. Che belli, che bei tempi! Ma poi ho ancora trovato altre cose da raccontare, sì, ad esempio la centrale idroelettrica. Ecco, questo è uno di quei racconti che vi dicevo prima, che insomma è stato spiegato in modo molto allegro. C'è un tubo grosso che porta, qua va la turbina, questa gira e l'acqua in eccesso, scaldata, non lo so, esce da quel Mettiamola tubo. così perché sinceramente il funzionamento non me lo ricordavo bene, anzi, mi ricordo anche che ai tempi qualcuno mi aveva anche insegnato alcuni termini e come funzionava effettivamente una centrale idroelettrica, però il bello era anche poter vedere questo fiume, fare il bagno, ecco, ma anche, insomma, scoprire quello che in questo caso non era mare, ma era montagna. E poi in chiusura, per fare un ultimo piccolo resoconto, dove siamo andati? Siamo andati invece a vedere delle rovine storiche. Rovine storiche, quindi, in qualche modo, i castelli,
perché poi ci sentiamo tutti un po' principi, un po' principesse, quindi magari avere la possibilità, boh, chi la sa, in un'altra vita di poter abitare in un castello. Quindi io sono già un po' andata a vedere quello che poteva essere il castello dei miei sogni, non troppo distante da casa, ma è anche vero che il castello dei miei sogni in questo caso era molto rudere, quindi insomma avrei dovuto ricostruirlo per intero. Però il bello di questi viaggi è non solo guardare la natura, conoscere la natura incontaminata, ma così scoprire anche usi, culture e tradizioni, insomma, dei posti dove si va a viaggiare. Quindi, insomma, non è che uno torna indietro perché vuole così, come si dice, essere un po' malinconico, no? A me questo serve da stimolo per poter ripartire, quindi un 2022 nella speranza che mi possa offrire tanti viaggi da potervi raccontare. Nel frattempo, che dire, io vi racconto qualcosa domani, magari alle 9:15, come sempre per la nostra diretta, la prima del 2022, e magari voi potreste anche raccontarmi quali sono, diciamo così, i vostri sogni per il 2022 o in che cosa vorreste riuscire. Io vi posso solo dire questo, tra i tanti viaggi che vorrei fare, uno è, vabbè, rimettermi in forma, questo lo dico da un po' di tempo, ma questa volta lo devo fare nel 2022, e la seconda cosa è imparare almeno una lingua straniera, tant'è che domani inizierò un corso di francese. Ci vediamo domani, mi raccomando, vi aspetto puntuali alle 9:15 perché come prima puntata del 2022 avremo tanto da raccontarci. Baci, ciao! Vabbè, io sono un po' a guardare qualcosa. Ciao!